Buon pomeriggio, buonasera, ormai quasi tutti quanti, siamo qui per l'ennesima diretta e sono veramente molto molto contento di questa serata perché sarà piena di storie e di messaggi molto belli che viaggiano anche attraverso l'arte e la cultura che esprime appunto esperienze di natura meravigliose. Impareremo anche come, così, anche dei piccoli trucchi un po' dall'artista direttamente, come si fanno queste esperienze, come si interpretano, andremo anche a conoscerle, ma poi avremo anche un momento veramente eccezionale, almeno per me che sono naturalista, per chi come me ha passione per la natura, incontrando una specie mitica per gli entomologi, anche unica al mondo, in un ambiente unico da chi si è occupato anche di questa specie in modo particolare. Anche in modo molto importante. Quindi adesso non vi svelo tutto, intanto saluto Riccardo Poloni che è qui sempre con noi. Ciao Ciao a Riccardo. tutti. Bene Riccardo, abbiamo un percorso veramente molto particolare oggi. E guarda, c'è con noi anche Enrico Stella, c'è un motivo anche in più per Esatto. salutarlo. Salutiamo quindi Enrico perché anche con lui abbiamo condiviso questo momento, abbiamo fatto questo percorso. Con Enrico poi sono tantissimi anni che ci conosciamo, io vorrei averlo conosciuto molto prima, ma lui è qualche 2 o 3 anni più di me, diciamo, ecco. Enrico, adesso scherziamo intanto con lui. Però veramente una persona fantastica e mi aveva sempre raccontato, mi ha fatto avere un libro bellissimo che ha curato all'epoca, adesso poi vedremo altre pubblicazioni, altri studi su una specie unica. E possiamo anticiparlo anche è la bramea del vulture, una falena che si trova solo noi in Italia. Più avanti ci collegheremo con un importante docente dell'università che si è occupato di questo e ve lo sveleremo dopo. Riccardo, tu ci parlerai poi la settimana prossima di falene, quindi continueremo con questo percorso, no? Delle falene di Esatto. stagione, perché ho scoperto che poi Esatto. sembrano così facili da riconoscere perché sono macrospecie, magari grandi, eccetera, poi in verità. Anche rivedere quelle che si conoscono si scopre sempre qualcosa, no? E si metterle insieme nel momento giusto, alla stagione giusta, aiuta molto quindi anche alla loro conoscenza. Allora, ecco, abbiamo salutato Enrico, adesso si stanno collegando anche altri amici e speriamo ci seguano molti in diretta perché abbiamo anche questo incontro speciale con penso che sia un po' riduttivo chiamarlo artista perché lui è orientalista. Uno scrittore, io vorrei dargli anche un aggettivo di poeta perché quando vedo le sue cose veramente se mi fanno innamorare. L'ho conosciuto personalmente una volta all'Università di Padova, lo conoscevo di fama e poi ci siamo incontrati. Poi anche a Entomodena, Riccardo è venuto a trovarci, eravamo lì. Io spero di poterlo incontrare tantissimo. Magari un giorno avrei anche l'onore di averlo ospite qui al museo con qualcuna delle sue opere, dei suoi interventi. Sto parlando del grande, straordinario Stefano Faravelli. Ecco, eccoci qua. Grazie, grazie per tutti questi complimenti, grazie anche a chi mi ascolta, insomma. Beh, tu Aggiungo ci i fai complimenti sognare, eh. che a tutta la mia invidia, perché io sono di quelle persone a cui piacerebbe moltissimo saper disegnare, ma quando vedi i suoi disegni dico, vabbè, meglio che non mi ci metta neanche perché No, tanto. no, invece no, ci hai mai provato? Adesso Ma metti no, le mani avanti. ci ho Stefano, provato. questa cosa che stai dicendo a Riccardo, tu la dici a tutte le persone e con questo, con uno spirito molto così, è vero che sei praticamente irraggiungibile per molti di noi, però fai benissimo a dire così, perché tu ci hai insegnato, almeno ho capito che ognuno di noi ha qualcosa da tirare fuori da questa esperienza, di là che venga mostrata agli altri, anche solo per noi stessi, no? È importante. Certo. Se uno sa osservare, può anche disegnare. La mano funziona come un pantografo, se sai osservare. Non viene fuori un'opera d'arte, però ne può uscire una più profonda comprensione dell'organismo che disegni. Guarda, è una pagina bellissima di Pia Pera, in quel famoso libro intitolato L'orto di un perdigiorno. Lei non sapeva disegnare. E racconta di essersi messa a disegnare un fiore, una scabiosa, e di aver capito veramente proprio la struttura interna del fiore solo nel momento in cui l'ha disegnata. E questa è un'esperienza che devo dire chiunque può fare, Beh, ripeto, non io sarà sono un'opera d'arte, ma attento a quello che stai un dicendo perché penso che tu potresti benissimo prendere il mio posto egregiamente nel museo e
e fare molto meglio di quello che sto facendo io, perché proprio questa capacità di osservare ti rende capace anche di comunicare poi, no? È quello che hai osservato, e tu l'hai fatto in modo magnifico. Ogni volta che guardo i tuoi disegni vengo ispirato completamente. Mi sembra di vivere, mi sembra di vivere. Non hai visto, non hai visto le mie farfalle, guarda, per esempio. Sono avventure. Wow, la spinge testa di morto, la Cheronziato, bellissima. Questa è la spinge testa di morto, poi c'è in questo taccuino, credo di avere anche... Sai che ho incontrato in giro per il mondo, ho incontrato anche l'Acheronzia Styx, sono tre specie di Acheronzia praticamente che girano per il pianeta e hanno tutte e tre dei teschi un po' diversi, diciamo così, quindi mi ha affascinato molto avere anche il confronto. Una volta, sempre grazie a te poi, ispirato, ho provato anche a raffigurarle in qualche modo, però per le cose che vedevo io, non per quello che era la realtà, quindi ci ho provato anche. E questa bellissima. È una Daphnis Neri. Questa è una delle mie, ho chiesto a mia moglie una volta che fa maglia con la lana di farmi un maglione con quei colori, insomma riuscito a trovare. Sono straordinari. Noi sì, l'abbiamo allevata, abbiamo trovato una coppia in atto di riproduzione e quindi abbiamo potuto allevarla. Altrimenti un'esperienza che veramente consiglio è quella di andare a Entomodona, quando ci si potrà ritrovare, e comprare una crisalide, sì, e poi assistere alla ninfosi. Per me quella è un'esperienza straordinaria, un miracolo. E per esempio ho dipinto un Actias Luna nelle varie fasi della ninfosi, quando usciva dalla crisalide e piano piano stendeva queste ali con quel tono di verde straordinario. Che... Ma io volevo parlare di questo seminario che tengo in un vivaio di peonie a Carmagnola, il vivaio delle Commande. Sì, io ho visto hai con gli occhi di un'ape, mi pare. Sì, questo, esatto, è proprio intitolato. Mi ha molto la cosa, proprio gli occhi. Certo. Mi sono gli occhi, tu sei messo dentro un'ape praticamente. È proprio quello il tema. Volevo spiegare perché di questo titolo. L'ape è una citazione, un omaggio indiretto intanto a uno degli animali che amo di più, e poi questa vestale della rugiada, no? L'idea è che l'occhio dell'ape stabilisce con il fiore un rapporto evidentemente particolare. E quella cosa che Ernst Jünger nelle Cacce sottili, voi entomologi saprete bene chi è, chiama il cambiamento di unità di misura dello sguardo. Lui fa questa osservazione, dice: nel mondo moderno, noi viaggiatori moderni vediamo sempre di meno. È più facile viaggiare, l'estensione delle possibilità del viaggio è infinitamente aumentata, ma noi vediamo di meno. E lui dice, è però sempre possibile, parla della cicindela, è però sempre possibile vedere una cicindela. E questo comporta il cambio dell'unità di misura dello sguardo. Cosa vuol dire? Vuol dire che cambiando unità di misura, cioè osservando con l'occhio dell'insetto, una proda erbosa diventa una foresta pluviale e il mondo che si è rimpicciolito riacquisisce la sua stupefacente varietà. Ecco, questo è un po' il tema del mio seminario al vivaio delle Commande. E l'8 è anche il 9, oppure sì, sabato e domenica, sì, sono due giorni. Quindi chi viene può venire due giorni, deve stare due giorni lì, oppure può venire o l'8 o il 9? No, deve venire e stare due giorni, okay. Voglio dire, dipende da dove abita. È chiaro che se un torinese può fare spola tra Torino e Carmagnola, ma
se viene. Del resto adesso mi pare che i posti, cioè, siamo già in overbooking e quindi non ci sono più posti, però devo dire che lo faremo in un'altra location. Qui abbiamo un posto meraviglioso, si chiama Villa Beatrice, che peraltro ti ispirerà se vieni, che è un panorama a 360 gradi sui Colli Uganei, sulla pianura attorno fino a Venezia, eccetera. Magari cercheremo di fare un posto così ispirato, di creare un altro momento magico. Mi farebbe molto piacere, mi farebbe piacere anche fare qualcosa proprio lì a Esapolis, dove assolutamente parleremo tantissimo. Allora, appena mi dici che hai un po' di tempo per discuterne, noi siamo entusiasti, perché oltre che a vederti online vorremmo vederti anche dal vivo. Sì, e poi volevo dire questo, appunto, nell'ape c'è quest'idea, nell'occhio dell'ape c'è quest'idea di cambiamento di passo dello sguardo, quindi lo sguardo, l'osservazione attenta, che è poi la chiave di ogni esperienza e di ogni conoscenza nell'ambito della natura. E c'è però anche qualche cosa di più, c'è l'idea di un'estasi, perché l'ape entra nel fiore per nutrirsene, e quando io vedo queste api o i sirfidi o altri imenotteri che entrano nei fiori, io immagino sempre una loro estasi, un'estasi di qualche tipo, insomma. E allora, a proposito, volevo mostrarvi appunto la pagina dell'Aristolochia e leggervi il testo che ho scritto. Perché nelle tue cose c'è sempre tanto, non c'è solo il disegno, ci sono tante cose che entrano dentro. E devo dire che anche il testo diventa un'emozione poi dentro. Non è un lo testo. Ma... tutto? Sì, veniamo benissimo. Aspetta che lo facciamo diventare anche più grande, sì. Così approfitto. Eccolo qua, adesso lo vediamo ben grande. Bellissima. Ecco, ora però devo leggervi il testo. Abbiate pazienza, poi magari ci salutiamo. Allora, immaginate di essere un insetto, un piccolo dittero affamato, un sirfide per esempio. Immaginate di posarvi sul petalo del grande fiore dell'Aristolochia, che in greco significa il migliore degli uteri. Una vulva screziata da macule carnicine. Dal foro dorato al centro, circondato da un seducente alone di velluto porpora scuro, traluce una luminosità fosforescente. L'orlo della caverna che vi attira è coperto da una fitta peluria traslucida verde pallido. È un invito a penetrarvi. I peli sono rivolti verso il basso e assecondano la vostra discesa. Da questo imbuto proviene un intenso profumo con una nota dominante di citronella, un odore che ricorda vagamente la chimica del vostro stesso corpo. Siete inebriati e storditi. Entrate e vi lasciate scivolare. Ora siete prigionieri di questo sesso vegetale. La pianta vi ha fatto suoi pronubi zoidiofili, ossia strumenti della sua riproduzione, suoi agenti spermatici. Ben presto vi accorgerete che non potete uscire da dove siete entrati. La peluria in senso contrario vi ricaccia nell'utricolo, al fondo del quale si erge il ginostemio, ed è là che finirete per strofinarvi, ricoprendovi di polline. Voi e altri come voi. Forse vivrete l'estasi del dittero, la beatitudine dell'insetto. Forse, esaurito l'appetito iniziale, vivrete la disperazione del prigioniero a cui è negata l'evasione. Forse siete presi all'interno di una più misteriosa e inesplorata relazione erotica tra animali e vegetali. Infine, un giorno l'utero vegetale comincerà a incresparsi, a cartocciarsi, a lividirsi. Infine si seccherà, staccandosi dal pedicello e cadendo ai piedi della pianta. Solo allora sarete liberi, apparentemente liberi, perché a questo punto comincerà la missione che l'Aristolochia vi ha affidato, riprodurla. Vedete che qua ho dipinto il sirfide che vola verso l'Aristolochia, e questo testo è proprio ispirato a
un pomeriggio di pittura del fiore e quindi di attenta osservazione. Poi ho preso altri fiori che erano caduti ai piedi della pianta, li ho dissezionati per poter capire come funzionavano all'interno. Ho addirittura trovato dei corpuscoli, probabilmente appartenenti a qualche insetto che erano rimasti dentro, perché in realtà il sirfide della mia storia dovrebbe uscire vivente, ma non sempre succede. D'altra parte oggi, proprio oggi, sto lavorando ad un libro di uno scrittore napoletano che si chiama Antonio Pascale, che è un botanico, un esperto di alberi, e devo illustrare un capitolo dedicato al fico. Ebbene, ho scoperto, adesso ve la mostro così, la vedete? Lo vedete? Sì. Ecco, la blastofila, quella è una scoperta recente per me, ma leggere di come funziona la fecondazione di un fico è una cosa stupefacente. Devi leggere delle blastofaghe in verità, perché ogni ficus ha la sua. Ma è incredibile. Il nostro ficus carica, diciamo, una, ma veramente ci sono delle storie incredibili di competizione poi tra maschi, di storie straordinarie di quell'animale. Sì. Beh, questo è un mondo meraviglioso che mi si è dischiuso in questi giorni. Poi devo le persone dire... che mangiano i fichi non sanno che mangiano un ragù. Tra l'altro. Come piace sempre dire a me, è vero che Socrate diceva che alla fine bisogna sapere di non sapere e che quasi sempre le persone che sanno tanto sono quelle che si rendono conto di non sapere, ma secondo me per i naturalisti è ancora più vero, perché della natura non si può mai sapere tutto e neanche mai sapere la maggior parte delle cose, quindi secondo me i naturalisti hanno proprio questa consapevolezza di non sapere mai abbastanza, quindi... Bravissimo, e vai a toccare un punto che per me è fondamentale anche dal punto di vista filosofico. Io ho intitolato un mio libro Verde Stupore, e lo stupore è davvero al centro di tutta la mia ricerca. Se io dovessi dire come vorrei essere definito, ecco, un uomo stupito, non artista, non filosofo, non disegno, sono un uomo stupito. Ed è interessante perché già Platone dice lo stupore essere all'origine della conoscenza. Poi però i filosofi razionalisti, a cominciare da Aristotele, ma soprattutto con Cartesio, sostengono che nel momento in cui la ragione interviene, lo stupore, questo primo impulso a conoscere, deve recedere. Interviene la ragione e lo stupore decade. C'è però una linea che parte da Spinoza e soprattutto ha in Goethe il suo massimo esponente, i quali Goethe in particolare dice che esiste uno stupore ulteriore, cioè uno stupore in uscita. Non bisogna rinunciare allo stupore, lo stupore ritorna, perché non è che acquisire le conoscenze relative al modo di riprodursi della vespa, della blastofila ti spegne lo stupore, anzi lo accresce e lo approfondisce. Toglie quell'ingenuità allo stupore iniziale, ma lo amplifica in modo, secondo me, davvero straordinario. Non so se è successo anche a te, Stefano, poi abbiamo in conclusione un po' l'intervento, ma mi sono accorto che spesso si vanno a cercare le cose rare, lontane, sarà successo anche a te, ovviamente, di voler viaggiare, cercare mondi, poi alla fine ci sfuggono le cose più banali che abbiamo davanti agli occhi, e guardandole con altri occhi ti accorgi che ti è sfuggito quasi tutto, insomma, di quello che le cose comuni, le cose che vedono tutti, non le vediamo tanti dettagli, tante cose meravigliose. Esatto. E allora, tu ci hai fatto vedere prima, e io di solito raramente o quasi mai, diciamo, lo faccio, perché ovviamente non mi permetterei neanche di confrontarmi, però siccome ho anch'io delle memorie come naturalista, hai fatto vedere prima la Sfinge testa di morto. E se ce la puoi far rivedere magari in quel bellissimo appunto che hai lì, che è di quel disegno, che è un animale poi che è veramente affascinante. Allora, hai fatto anche l'ombra, guarda, sotto la proiezione, sembra staccarsi quasi proprio dalla carta. Bellissimo, bellissimo.
Io ti faccio vedere, se riesco, lo stesso animale, però visto da un'altra angolazione, da un'altra vista, un'altra specie, quando eri in Vietnam l'anno scorso, 2 anni e mezzo fa, e questa è piccolina. Questa è una pagina del mio diario, l'ho presa al volo visto che l'abbiamo, stavamo parlando, dove c'era appunto a confronto messo le tre sfingi, la Keynesis, la Styx e l'Atropos. Mi sono detto, ma i toroteschi e poi i disegni che hanno sulle ali, eccetera, io li ho un po' resi un po', diciamo così, più immaginati che più evidenziati. È bellissima, è un bellissimo lavoro, bellissimo, acquerello. No, col penna, mi porto dietro le matite, quelle acquarellabili. Molto bello. E quindi mi sono messo a tirar giù un po' di disegni, diciamo, in quegli animali del Vietnam che ho visto, e mi ha permesso di vedere cose che non avrei mai visto, come hai detto tu, dettagli che non avrei mai notato neanche mettendole in collezione. Chiedo scusa se è un termine, magari, ma si usava fare come entomologi, ancora lo si fa, perché poi non le guardi le cose, fai tante foto e non le guardi. Metti in collezione, sì, e non guardi veramente, ma quando disegni devi guardare. Bravissimo, è così. Infatti le mie collezioni sono i miei taccuini. Allora, Stefano Faravelli, grandioso, speriamo di averti presto, magari potremmo reinvitarti per sapere anche delle novità. So che stai facendo anche altre attività, l'8-9 maggio con gli occhi di un'ape, ma se l'occhio di un'ape è già tutto esaurito, dici tu dove... Chi ti scrive alla mailing list sul mio sito sarà informato delle mie attività. Facciamo una cosa bella alle Cinque Terre, un'altra approccio da quest'estate, quindi soprattutto quella alle Cinque Terre prevedo che sarà anche abbastanza di immersioni, mi piacerebbe, ecco, tutti gli anni io dedico una pagina a un po' al polpo. Wow. Questo è il mio grande amico, che allora io catturo vivo, lo metto in una pozza e poi normalmente io passo un pomeriggio a disegnarlo e dopodiché lo libero. Devo dire, sono quasi sempre abbastanza stressati, ma riprendono il mare. Però insomma è veramente... Ma se lo fai anche verso sera quando c'è tanta luce, io li ho visti qualche volta, magari poi chi è più vicino al mare, ci sarà con noi Enrico Decenzo, più altro che lo saluto e poi lo vediamo anche, sa che i polpi vengono fuori dall'acqua, che se ne stanno fuori... Cacciano nei bassi fondi, dove vado io è un sistema di pozzo, infatti, dove scopro dei mondi meravigliosi. Lo Gnatophyllum elegans, per dire, ecco, che è un piccolo gamberetto, quelli che vengono chiamati i gamberi in pigiama, che sono di una bellezza, sembrano dei gamberi corallini. L'ho trovato in queste pozze a Capomortola. Io il polpo lo metto lì, però sì, so che gli infliggo una sorta di tortura. Adesso ho deciso, un tempo li mangiavo anche, adesso non li mangio più, ormai da qualche anno che non riesco più a mangiare i polpi, perché questo lavoro che faccio... Beh, fallo alla fine quando hanno già 3 anni, che già si dissolvono per i fatti loro, quindi è una specie di passaggio dell'anima. Dai. Sì, però... quando sono grandi. Va bene, grazie Stefano. Enzo, colgo l'occasione... Colgo l'occasione per fare un invito live a Stefano Faravelli, che, visto che gli piace Entomodena, quando si tornerà a poter fare Entomodena e riusciremo di nuovo a fare le mostre d'arte che facevamo a Entomodena, se volesse esporre qualcuno dei suoi disegni a Entomodena, noi saremmo felicissimi. Con moltissimo piacere. Non vedo l'ora, io non vedo l'ora. Entomodena perché lei è spostata. Entomodena è una goduria, Va bene, grazie Stefano, a prestissimo. Ancora, grazie a voi, arrivederci. Allora, carissimo Riccardo, adesso è un momento molto particolare perché non ho detto il nome di prima. Il professor Renato Spicciarelli è qui con noi, docente di zoologia, biologia e entomologia all'Università di Basilicata, che fa parte poi della scuola di agraria, delle scuole di agraria. Eccolo qua, buon pomeriggio Renato, eccoci qua insieme. Presto. Allora, ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Ti avevamo annunciato e con te proviamo ad addentrarci in un mondo meraviglioso che tu vivi ovviamente vicino a questo mondo, un po' di vita ce l'abbiamo, speriamo di poter venire presto anche a trovarci. Io sono stato una volta da quelle parti, proprio sul Vulture di questo terremoto, dove vive la
mitica Bramè europea, una volta era Canto Bramea, non so se è rimasta ancora così, ma cambia poco, è sempre lei. Io mi sono sempre chiesto, ma per cosa ci fa? Come mai è rimasta? A parte che si trova in qualche altra zona che attorno, molto rara, è arrivata, qualcuno l'ha segnata fino al Gargano, non so se l'ha portata, non lo so. Ma come mai è sopravvissuta lì? E cosa è successo? Cosa c'è lì di speciale in quel posto? Beh, insomma, è veramente difficile trovare qualcosa di speciale. Certo è strano, perché è una pianta che vive delle... di oleacee, le sue piante ospiti sono Frassino, Ligustro e Filirea, e l'areale di queste piante è sicuramente molto più ampio, quindi sicuramente lì vicino all'Ofanto, tra l'Ofanto e il Vulture, ci sono delle condizioni che evidentemente o si sono conservate o ha trovato la sua nicchia rifugio, perché effettivamente le nicchie sono davvero tante da quelle parti, ha trovato il modo per sopravvivere. È vero, ce n'è anche un altro sito, sempre in Basilicata, lungo il Basento, stiamo parlando sempre di ambienti igrofili legati in ogni caso all'acqua, dove più volte ricorrentemente è stata segnalata la presenza della bramea. Il riferimento a cui facevi riferimento a proposito, un poco prima, a proposito di un'eventuale cattura al Gargano, beh, in realtà si riferisce, è diventata veramente storica questa cosa, perché è arrivato al professor Palenzano di Bari un ragazzo con la cassetta con gli insetti, doveva fare l'esame di zoologia, e Pasquale Palenzano gli ha detto: ah, dove l'hai trovata questa farfalla? E lui ha detto: io sono del Gargano, ho trovato vicino casa. E io, nel mio modestissimo lavoro, cerco di spiegare come mai una farfalla dal Vulture si sia potuta trovare sotto il Gargano e possa essere poi infine arrivata all'Università di Bari a condividere l'esame di entomologia. Ecco. Era entrata in auto da qualcuno, probabilmente con la luce. Ecco, sì, in effetti la stazioncina di Monticchio, che è praticamente laddove c'è la riserva di Grotticelle, la riserva che è stata istituita appositamente per dare un po' di protezione a questa farfalla, la stazione di Monticchio è la stazione che collega Avellino a Rocchetta Sant'Antonio, quindi l'area del Foggiano, ed è molto probabile che una sera, con i finestrini aperti, la littorina illuminata, possa aver in qualche modo così fatto da, è stata utilizzata dal passeggero, questa volta davvero molto strana, una farfalla che deve evidentemente essere uscita in corrispondenza della stazione di Rocchetta e quindi ovviamente dell'area del Foggiano, quindi sotto il Gargano sicuramente. Ed essendoci pochi passaggi di treni, ha dovuto aspettare il prossimo. Ha dovuto attendere, beh, insomma, c'era però a quell'ora, quando esce, proprio a coincidenza, perché non ha dovuto aspendere molto, nel senso che c'era un treno che passava proprio intorno alle 9:30, e quindi è molto probabile che si sia poi conservata durante la notte e che sia uscita poi successivamente. Comunque, se hai proprio delle immagini da farci vedere, o se hai qualche immagine. No, ho messo su qualcuna di queste immagini, sì. Non so se riuscite a vedere. Dovresti condividerla nello schermo. Sì, sì. Riccardo, tu sei stato sul Vulture? Io sono stato nella zona del Vulture 2 anni fa, mentre avevo in programma una spedizione nel Parco delle Madonie in Sicilia, quindi, e mentre andavamo in Sicilia abbiamo proprio fatto tappa con la macchina per riposarci nella zona del Vulture. Non abbiamo cercato, non abbiamo fatto in tempo, ho fatto una lampada, ho fatto qualche foto, insomma, così nella speranza che ci fosse la bramea, ma era già maggio inoltrato e non è arrivato quasi niente. Sono arrivate altre falene interessanti, però. Vediamo però una bella immagine qui, storica, meravigliosa. Sì, il giovane Artig e poi al tempo della bramea. Qui stiamo in un viaggio con Sbordoni
e lui si vede con i due barattoli sulla pancia e la sua macchina fotografica va in giro per raccogliere tentativi di raccogliere altri insetti. È chiaro, si è occupato anche di altri lepidotti nel Vulture, ma ovviamente il suo nome rimane sicuramente legato alla bramea europea. Ecco, visto, che citato, visto che l'hai citato, salutiamo tantissimo Valerio Sbordoni, sì, anche che, con il quale ogni tanto ci risentiamo. Certo. E quindi ecco il biglietto da visita con cui lui si presentava, 85020 Monticchio. Ecco la collina di Dotticelle, riserva per la bramea. Su suggerimento di Artic nel 71 venne istituita, diciamo pure, la prima riserva al mondo per la protezione di una farfalla. 1971, Ministero dell'Agricoltura, Ministro Natali, viene istituita questa riserva. Successivamente, con il Rete Natura 2000, questa riserva è stata allargata e si è realizzata una ZSC, zona di speciale di conservazione. Esatto. E tutta la collina di Grotticelle a questo punto è una, diciamo, è protetta, ma è solo qui che è protetta la nostra bramea. Ecco, il fatto che ritorni, che possa ritornare in bosco anche in zone dove non c'era, è un vantaggio per la specie, secondo te? Il problema è che tutto intorno a questa riserva sono cambiate molte cose dai tempi di Artic. Artic l'aveva trovata un po' dappertutto nel Vulture inizialmente, quindi vicino ai laghi, così come in molti altri torrenti o aree, insomma, umide, piccoli laghi, anche laghi effimeri dove il frassino meridionale cresce molto bene, ma attualmente la situazione è molto cambiata, nel senso che ci sono stati dei stravolgimenti, quindi messa in coltura, c'è stato anche un grosso problema quando di riduzione degli habitat in seguito alla bonifica, in seguito nel tentativo di risolvere il problema della malaria all'inizio del Novecento, quindi tantissime aree umide sono state via via sempre, diciamo, ridotte ad aree coltivate e diciamo tendenti all'arido. Ecco, per quanti volessero capire un po' di più la localizzazione della riserva, della collina di Grotticelle, ecco la Basilicata dove la trovate, qui ci troviamo proprio al Vulture, quindi il confine tra Campania, Irpinia, quindi Vulture e ovviamente l'area, la provincia di Foggia in Puglia. Le due aree lucane in cui sono state trovate, sono state catturate o avvicinate alla lampada, individui di bramea, quindi anche nel parco regionale di Gallipoli Cognato. Grotticelle, ecco la riserva di Grotticelle, laddove insomma c'è sicuramente la più, possiamo dire, anche se è più difficile da stimare, popolazione di queste falene. Ecco, vedete il corso dell'Ofanto, la riserva è il Monte Vulture con la caldera del vulcano, il Lago Piccolo e il Lago Grande di Monticchio. Vedete tutte queste, dal Vulture scendono tantissimi torrenti, tantissime aree verdi che sono quello che oggi viene definito il terzo paesaggio, aree marginali che sono rimaste intatte grazie al fatto che sono difficili da coltivare, anche da arrivarci, quindi sono davvero zone intatte sotto moltissimi aspetti. È stata la fortuna questa che non fossero facilmente coltivabili, sono salvati in qualche modo. Sì, certo, quindi è una fortuna, ma ecco, il frassino soffre in questo periodo, in questi anni, della presenza del carpino, che effettivamente è molto invadente, voglio dire invasivo, invadente sicuro, e poi ovviamente anche di querceti, vetusti che chiudono molto. Popolamenti puri di frassino meridionale non ci sono, quindi in realtà anche nella stessa riserva di Grotticelle, per quanto riserva sia di quasi 400, la riserva di 300, ma di ZSC di 400 ettari, in realtà la superficie occupata da queste piante ospiti, dalle piante ospiti della falena, sono davvero pochissime decine di ettari. Quindi, visto l'ambiente così particolare, è quasi certamente un relitto glaciale, perché forse in epoche più fresche aveva un areale più ampio. Ecco, qui questo è stato molto dibattuto, se si tratta di un endemismo oppure se è un relitto miocenico.
diciamo che è chiaro che si fa riferimento, ecco, si tenga conto del fatto che non solo ha resistito alle glaciazioni, ma ha resistito anche all'intemperanza del vicino vulcano. Il vulture è stato attivo negli ultimi 700.000 anni, quindi, diciamo, da 100.000 non lo è più, ma in ogni caso la bramea è probabile che sia rimasta lì e non abbia in qualche modo subito problemi, danni dalla presenza, dall'attività del vulcano. Quindi vedete la collina all'inizio del, diciamo, alla fine dell'inverno, inizio della primavera, cioè il momento proprio in cui si può eventualmente assistere ai voli di questa specie, ovviamente la riserva naturale antropologica. Qui ancora più da vicino vi faccio vedere le aree in azzurro sulla destra, stanno a indicare diciamo, l'habitat che presenta il frassino essenzialmente. Ecco, tutta la ZSC in realtà poi è occupata da cerro, da carpino, da altre piante, soltanto una piccola parte del terreno. Per trovare parenti stretti di questa falena, tutti sono in Oriente, però ce ne abbiamo nel vicino Oriente, diciamo, meglio abbiamo in Turchia, se ricordo la memoria adesso. Sicuramente. Quella che ci assomiglia di più, diciamo, come parentela. Certo, la bramea vederei, la bramea certia, sicuramente. A parte che oggi il genere stesso bramea è stato, mentre prima rientrava appunto tra i parameidi, oggi invece è stato fuso con i limonidi. Dalle ultime indagini diciamo di biologia molecolare, la famiglia brameidi è stata fusa con i limonidi, quindi diciamo che in realtà qualche parente c'è in più rispetto a quello che potevamo immaginare prima. Quindi 4-5 specie di sicuro, diciamo, hanno vicinanza con la nostra bramea. Quindi si è affacciata da poco, ecco, la scoperta di Artic 1963, ed è un momento della vita molto difficile di Artic, che viene in qualche modo così premiato dalla presenza, dalla scoperta di questa specie. È comunque stata una scoperta clamorosa, perché parliamo di un animale di grandi dimensioni, per essere un insetto. Quando parliamo poi di lepidotteri, parliamo di animali più studiati in assoluto già dall'Ottocento e prima ancora, e il motivo per cui non è stato scoperto prima è che probabilmente il fatto che sfarfalla, uno non se l'aspetta che un animale così grande nasca sfarfalli molto presto, no? Sì, in realtà ha un periodo veramente molto ridotto di sfarfallamento, quindi stiamo parlando di pochissime settimane, 1, 2, 3, raramente 4 settimane a cavallo tra marzo ed aprile. Le catture sono comunque sempre molto limitate, nel senso che pochissimi individui si avvicinano alla lambada, sembra quasi una specie che abbia una sua territorialità, quindi molto più facile ovviamente catturare maschi, meno femmine, diventa veramente difficile. Ci sono tantissimi studiosi che sono venuti in vulture durante gli anni e non sono riusciti, nonostante abbiano trovato le condizioni adatte, parlo di quelle climatiche, le condizioni anche vegetazionali, eccetera, non sono riusciti a catturarla. Recentemente ho messo in evidenza, diciamo, la diapausa in questa specie, nel senso che riesce addirittura almeno per 1 o 2 anni di poter saltare il giro, quindi di poter rimanere nel terreno e decidere, tra virgolette, di non sfarfallare. Io presento qui, ecco, gli studiosi. Oltre ad Artic, Billek riuscì a descrivere per la prima volta gli stadi giovanili grazie a 8 uova che lo stesso Artic gli consegnò. Sauder ne fece addirittura un genere a parte, ricordo Acanthobramea, oggi si è ritornato alla specie a Bramea, Van Schepten e altri, insomma ci sono stati numerosi studiosi. Ecco, ho segnato la data del 1980, la vedete qui, che è il momento in cui Artic diciamo, ci lascia, quindi muore a Merano, e quindi da lì in poi sbordoni il forestiero, Trentino e Marino della Sapienza, e il nostro Enrico, a cui permettetevi di rivolgere un ringraziamento. Anche noi, ci auguriamo.
abbiamo ancora 4 minuti, non so se riusciamo. Salutiamo tutti Enrico, ovviamente, come sempre, siamo vicinissimi, anzi lui è vicinissimo a noi sempre perché ci porta delle storie bellissime ancora adesso sulla rete, su internet, su Facebook, lo seguiamo tutti quanti molto volentieri. Con 2-3 minuti riusciamo a dire qualcosa, fa vedere i bruchi magari di questa specie, il posto dove si c'è. Ecco, vi faccio vedere velocemente qualche ambiente, giusto? Le uova, ecco, una cosa che non si riusciva a, diciamo, a trovare, le ovature, quindi qui vi ho dato un campionario di queste ovature, le larve neosgusciate dalle uova, immaginate che sono delle perline davvero molto molto piccole. Faccio vedere gli stadi sempre più grandi, ovviamente, le caratteristiche, così, strutture che si portano dietro al capo, che veramente li contraddistinguono, la grande voracità, ovviamente, la tendenza alla gregarietà, a riunirsi, specialmente prima di una muta, quindi questo è un altro aspetto che li caratterizza, così come ad esempio una cosa anche questa trovata recentemente, quella del pascolo, cioè dell'andare in giro a trovare la pianta adatta di cui ci passi. Mi permetto di riportare una slide di un mio lavoro in cui, avendo individuato in questa pianta 1 l'ovatura, praticamente mi sono messo a seguire i bruchi nel momento in cui, sto parlando, diventati un poco più grandi, comincio ad andare in giro, quindi a lasciare la pianta su cui c'era l'ovatura, hanno iniziato i loro primi stadi. Ecco, io voglio solo interromperti, perché essendo in diretta poi ci fanno delle domande, ma per dire anche che non era assolutamente facile trovare l'ovatura in natura, si catturavano con le luci, trovavano gli animali, non c'era proprio traccia, diciamo, delle uova. Sei stato il primo probabilmente a trovarle o a seguirle? Sì, in effetti sì, ma ho avuto anche la fortuna di trovarne una e di poter seguire poi, di questi quasi 100 bruchi, seguire il loro spostamento. Vedete, ecco, ci chiedono, Angela Mendes, ci chiede cosa si nutrono le larve? Vuole magari capire meglio. Si nutrono di Flaxinus meridionale, quindi il Flaxinus oxycarpa, di ligustrum vulgare e di Filirea latifolia, quindi piante anche abbastanza diverse fra di loro. Però c'è il grande vantaggio che il Flaxinus è una specie che perde le foglie, mentre le altre sono sempre verdi, probabilmente hanno un ruolo proprio di complementarietà rispetto al frassino. Questo può essere uno dei motivi per cui rimane qui la bramea, perché trova... Si chiede ancora, Angela, secondo lei la popolazione in aumento oppure sta diminuendo, e quali sono i potenziali pericoli? I potenziali pericoli sono sicuramente l'illuminazione, i collezionisti, i cinghiali, i cervi, quindi davvero ci sono situazioni, e poi ovviamente la frammentazione degli habitat, perché, come vi dicevo, la scomparsa del fascino meridionale, che si accompagna alla perdita di umidità di aree umide, è sicuramente una questione estrema. Ecco, io prendo l'occasione, visto che siamo anche in chiusura, perché mi sono indicato prima, io preparo delle vignette anche un po' così ogni volta per gli ospiti, e quindi magari anche in questo caso, visto la domanda, la condivido, ecco qua così. Tra l'altro, Enzo, salutiamo Angela, che è proprio della Basilicata. Certo. Adesso la salutiamo. Qui ho messo una vignetta, ovviamente, che riesce a riconoscere il colpevole del bruco della bramea. Qual è il problema? Ecco, quindi Angela vede qual è il problema. Uno dei problemi, purtroppo, ma non sono gli entomologi di Entomodena. C'è qualcuno, forse, però, diciamo, che arriva senza scrupolo e non ha nessun controllo. E magari se fosse uno studioso, qualcuno che fa questo mediando, potrebbe essere diverso con l'allevamento. Ecco qua, allora Angela della Basilicata, quindi la salutiamo tantissimo, anche quindi perché in zona, così fa piacere sapere se c'è qualcuno che si interessa anche di questi aspetti. E Renato, hai altre cose da aggiungere che abbiamo finito un po' di... Niente, ci sarebbe davvero tantissimo, mi fa solo piacere del vostro interessamento e vorrei ringraziarvi per aver presentato la bramea, perché da quando
da quando Enrico la presentò a Pan, un'antica trasmissione degli anni Ottanta con Boitani e con Danilo Mainardi, che praticamente la Bramea non ha avuto mai attenzione particolare, quindi anche questo, anche Enrico... Non ci vogliamo assolutamente paragonare al grandissimo Danilo Mainardi, a Boitani... Noi siamo qui tutti a fare, siamo una comunità di persone, tutti insieme magari, ecco, possiamo mettersi a fare contrappeso. Io custodisco ancora gelosamente un libro, un suo libro di Mainardi, che lui mi autografò disegnandomi un gufo sul frontespizio. E a proposito di libri, volevo appunto dire che il professor Spicellelli mi ha gentilmente mandato una copia del suo libro che io ho letto un paio di settimane fa, La psiche del frassino, in cui proprio si racconta la storia della scoperta della Bramea, quindi come è stata scoperta, si dicono tante cose sulla sua biologia, sulla conservazione, quindi sull'importanza anche della riserva, e anche ovviamente, come tutte le storie di entomologi, ci sono un po' di aneddoti, appunto come si spiega appunto perché, o come probabilmente perché è arrivata una Bramea nella zona appunto dell'Eccese. Si spiega anche un po' come appunto il professor Spicciarelli abbia allevato le bramea e le abbia rincorse sui muri dei palazzi dei vicini. Quindi ecco, se volete sapere qualcosa di più sulla bramea, ve lo consiglio, è un libro che si legge in una sera tranquillamente, molto volentieri, ed è anche ricco di spunti un po', diciamo, filosofico naturalistici, che almeno io apprezzo, un po' come anche la riflessione sulla scoperta, su cosa significa la scoperta, insomma, io l'ho apprezzato, quindi se volete saperne di più ve lo consiglio, ecco. Benissimo, allora grazie professor Spicciarelli, io spero che sia cortese di poter tornare con noi per continuare queste storie anche su altri fronti, perché so che ha una vasta fronte di ricerca e di studi, e noi ci farebbe molto piacere averlo con noi anche insieme a tanti altri suoi colleghi che frequentano questo spazio, che poi può essere visto anche in registrata, e molti lo fanno. E quindi cerchiamo di dare spazio e voce alle scienze naturali, all'entomologia, alla biologia e tutto quello che è collegato, anche volete anche all'arte oggi. Grazie Renato, è stato veramente un piacere. Grazie a, presto. A voi, a presto a tutti e agli amici di Micro Megamondo. Grazie, grazie. Allora Riccardo, l'altra volta ci siamo lasciati che non avevamo visto il Indovina chi sono, ovviamente questa era facile, diciamo, perché frequenta internet, perché chi era già collegato l'ha indovinato, qualcuno l'ha chiamato Blob, Blob, poverino, che è stato visto in mille modi, il povero Blob, che in verità il povero Blob poi non è così brutto, come anche simpatico se volete, come è un pesce abissale, che viene appunto dalla zona pescata di Nuova Zelanda, ma avrà sicuramente una distribuzione più ampia. La cosa interessante, l'ho messo anche perché ha delle connotazioni scientifiche, quindi non è molto grande, 30 centimetri, ma vive a profondità dove la pressione è 60-120 volte maggiore di quella che subiscono pesci chiaramente più in superficie. E quindi il fatto che venga tirato su e quasi esploda, poveretto, e si trasformi in una cosa così, anche perché ha pochi muscoli dove vive, non ha bisogno, deve mangiare cose che stanno sul fondo, un po' pulisce, diciamo, cattura animaletti che stanno sul fondo, e quindi non ha, è una gelatina al posto della carne, non ha neanche la vescica natatoria, immaginate che la profondità lo farebbe esplodere o non servirebbe a niente quantomeno. E ha un peso che gli consente, un peso specifico che consente di un leggero galleggiamento, leggerissimo, per starsene senza problemi lungo il fondo. E ovviamente la brutta faccia che ha quando viene in superficie è chiaro, è dovuta a questo. Vi faccio vedere anche velocemente il nuovo animale misterioso, Indovina chi sono, chiaramente un requisito per i non entomologi, perché entomologi dovrebbe indovinarlo subito, però è bello insomma andare a fondo a conoscere specie, anche come vi ho detto, con delle caratteristiche particolari. E adesso, visto che questo ricorda anche poi quasi un quadro, una cosa un po' astratta, andiamo a incontrare un altro personaggio, una personalità che è stata qui con noi, che è autore delle Strade dell'Acquarello, anche in internet lo trovate, è il professor Enrico De Censo, eccolo qua, il maestro De Censo con noi. Buonasera, ciao. È veramente un piacere rivederti, sentire la tua voce. Hai anche il cane vicino, perché prima è in giro. Devi farcelo vedere se capita. È meraviglioso quel cane lì, lo vogliamo vedere di volta. Siamo io, è l'amico dei bambini.
Ma noi siamo tutti bambini quando vediamo animali meravigliosi, eccetera. E tu l'altra volta ci hai parlato di acquarello, di varie tecniche. Mi dicevi che anche nella tua autostrada dell'acquarello stai portando anche delle novità, no? Delle storie, stai lavorando dei messaggi un po' particolari. Chi si iscrive poi anche sul tuo sito può frequentare dei corsi anche abbastanza semplici e molto così ben spiegati, ho visto anche sulla come si deve disegnare. Io volevo chiederti una cosa, vedi che dietro di me ho del colore che scende nel liquido. Io ho provato ad adottare alcuni dei tuoi consigli, per esempio quello di fare il cielo, no? lontano da esserci riuscito, però ho cominciato a vedere i colori del cielo che prima non vedevo. Questa è una bella cosa. Mi sono accorto che il cielo è pieno di colori, che quando è solo azzurro, prima era solo azzurro o c'erano le nuvole, ed mi hai fatto un regalo meraviglioso, come far vedere un non vedente praticamente. E ho provato, sembra azzurro, ma ci sono tutti i colori. Sì, però tu mi hai fatto vedere che hai, no, le trasparenze, le cose, insomma gli dai questa energia al cielo creandogli una base con un po' di rosso, un po' di giallo, no? Però sì, quando arriva il blu, rosso, il giallo e il blu sono colori che sono dappertutto, con la prevalenza dell'uno dell'altro, ma in realtà sono dappertutto, per cui è assolutamente sbagliato dipingere un cielo col colore come esce dal tubetto. Questa lezione ci viene dal passato, già dal 400 abbiamo avuto i più grandi coloristi, tipo Tiziano. E comunque io dico sempre che è importante osservare, e la cosa più bella in pittura è che non è tanto difficile eseguire una certa cosa, la manualità si acquisisce, però il difficile è riuscire a vedere, e quando cominci a vedere, Enzo, è come se ti togli un velo davanti agli occhi e cominci a vedere la realtà in maniera diversa. Questa è la più bella cosa della pittura. Poi c'è chi riesce a fare il capolavoro, c'è chi riesce, però comunque è un'esperienza, come dicevate prima, adatta a tutti. Comunque ti apre uno sguardo sul mondo che prima non avevi, si toglie un velo dagli occhi, e questa è la cosa bella che mi ha portato poi diciamo anche a pensare di insegnare qualche cosa, per quel poco che so, ma insomma ci provo. Vedo che tu anche sei un docente, quindi anche utilizzi, anzi devo dire che te la godi, diciamo, cercare anche come hanno fatto a fare certe cose nel passato e trovare, quando hanno lasciato opere incompiute, scoprire come ci sono arrivati a fare certe cose. Ho visto uno degli ultimi tuoi video, che mi è piaciuto molto, un quadro molto famoso dove un coltello faceva vedere... Quello è il Caravaggio. È una cosa bellissima proprio Tra l'altro io devo dire che Caravaggio è stato uno dei pittori più bravi a gestire gli spessori, perché poi, questo parliamo di tecnica, pittura d'olio... bicchieri. Mi ricordo quando facevo storie dell'arte, ti facevano vedere che Caravaggio è il primo che faceva i bicchieri trasparenti, per cui si vedeva il granello d'uva dietro al bicchiere, la bottiglia. Ma ritornando poi agli spessori, che cosa faceva Caravaggio? Lui dipingeva prima le cose che stavano dietro, poi metteva un altro soggetto avanti e andava a coprire l'altro in alcune zone. E questa qua è la dimostrazione, poi insomma, l'evidenza è proprio quel coltello che sembra trasparente, perché là evidentemente non ha utilizzato uno spessore adeguato, perché sai, se tu al momento che lo dipingi copre, però poi c'è l'interazione nei secoli e ha prevalso il colore che stava sotto e si vede un po'. Guarda per esempio i quadri del Settecento, sono tutti neri, ma non è che all'epoca li dipingevano così. In effetti probabilmente avevano dei colori meravigliosi, solamente che dato che non utilizzavano il giusto spessore, ha prevalso il colore di base scuro. E se, diciamo, voglio utilizzare un termine per farmi capire, se è mangiato un po' il colore sopra,
E dunque si avverte quell'oscuro, tutto il quadro sembra tutto scuro. E Caravaggio comunque era un grande colorista e utilizzava gli spessori giusti. Là, quello è un piccolo neo nella pittura di Caravaggio che si vede. Infatti, se hai visto, si vede il braccio del soggetto dietro e il coltello sembra... Guarda, se riesco te lo condivido anche perché l'ho trovato così il volo fin tanto che parlavamo, perché merita veramente per capire anche quello che si sta dicendo delle volte vedere, vediamo se riesco anche, eccolo qua, vediamo se appare, eccolo, questo è il quadro? Sì, esatto, vedi in questo punto dove c'è il coltello si avverte il braccio. Io lo provo a ingrandire così. Sì, guarda com'è evidente. Chiaramente questa è una lama, sarà, in quell'epoca non c'era l'acciaio, ma insomma comunque è un metallo e non si doveva vedere il braccio da sotto. Invece vedi come lui sovrapponeva un'immagine ad un'altra. Infatti, anche la manica ovviamente che passa tutto quello che c'è. Ma lui quando l'ha fatto non si è accorto di questo? Secondo te non ha fatto una cosa che... No, sicuramente no. Sicuramente no, questa è l'interazione che c'è nei secoli e è venuto fuori un po', diciamo, quello che c'era sotto. Ma pensa che lui addirittura sovrapponeva, metteva prima un'immagine e poi un'altra, per cui lo faceva bene sicuramente, però qua probabilmente ha utilizzato un colore un po' troppo sottile e nei secoli poi si è evidenziata questa cosa. Beh, non era facile, no, trovare i colori giusti, era molta sperimentazione anche, come c'è sempre ovviamente, quindi non si sa cosa succede poi veramente. Ma è molto bello andare a vedere proprio questi dipinti, specialmente i non finiti, dove tu puoi vedere sotto la pelle loro come preparavano il dipinto, perché il quadro dipinto tu vedi la stesura finale, però l'ossatura, che è veramente importante, non la vedi. Invece andare a cercare i non finiti è proprio andare a scoprire questa ossatura e vedere loro che strada percorrevano per arrivare al finito. Cioè, tu ci hai messo, volevi condividerci qualche immagine anche delle tue mete, sì, che stai lavorando, che abbiamo ancora qualche minuto così riusciamo, sì, a farle vedere. Sì. Vorrei portare via un paio di minuti ai nostri amici del Solo Vivente che già vedo collegati, magari se mi fanno segno e saluto. Io devo condividere il mio schermo, è giusto? No, è già condiviso, dovrei è solo... già condiviso? Sì, io, basta che metti l'immagine che vuoi far vedere perché vedo noi adesso in questo momento. Ah sì, e ti volevo far vedere che un po' abbiamo, dico abbiamo perché mi aiuta mio figlio, ci siamo, stiamo preparando alcuni percorsi, tra l'altro quello che volevo dire è un percorso che stiamo facendo è quello, si vede? Sì, lo vedete anche voi, è una volpe. Sì, questa è una volpe. Ti dicevo, stiamo preparando alcuni percorsi. Questo qua è un po' basato sulla natura, diciamo è la mia passione. E mi piace tanto osservare gli animali da vicino, ma non so come tornare indietro un attimo solo. E ti volevo far vedere pure, tra l'altro, gli animali domestici come il gatto. Insomma, stiamo facendo queste cose. E tra l'altro, quello che volevo dire è che questi studi sugli animali non sono solamente animali che io osservo, ma io cerco di studiare. Per esempio nel cane, questo è un dipinto di tanto tempo fa, questo è in Terranova, cerco di capire e di studiare l'anatomia. Cioè, per esempio, il cane, che è un soggetto, diciamo, comune, tutti pensiamo di disegnare un cane, però devi sapere che anche all'interno delle varie razze sono differenti gli assi craniofacciali, il posizionamento degli occhi, ci sono occhi infossati, occhi rotondeggianti, occhi esterni. E questo significa che per studiare un animale bisogna studiare proprio
l'anatomia del soggetto, e insomma, so, bisogna l'occhio è sempre, anche quando fai una fotografia, se c'è un occhio devi tenerlo molto da conto perché cattura molto l'attenzione, ma l'occhio nostro, l'occhio di un vertebrato, ha dei riflessi in molte parti, sopra e sotto, uno si aspetta, non è solo dove arriva la luce, ma la luce poi entra dentro e crea degli effetti, no? Che se tu non li consideri, ma anche la forma, anche la forma e il posizionamento è importante, perché pensa che un occhio, diciamo, infossato è indice di un determinato abito costituzionale. E vedi, per esempio, le persone più riflessive hanno l'occhio leggermente più infossato, le persone portate più al movimento, questo io l'ho studiato dal cane. Per esempio, tu vedi i cani che hanno l'occhio un po' rotondeggiante esterno, sono più cani portati al movimento. Vedi i molossi invece, l'occhio infossato, sono tranquilli, riflessivi. E questo, c'è tutto uno studio per dire questo. Noi stiamo parlando di un particolare dell'occhio, ma per esempio la canna nasale, per un cane come il Terranova, che è un cane nuotatore, deve essere parallela, cioè è parallela al cranio. Perché? Perché è un cane che deve nuotare e non deve tenere il muso in acqua, per cui la testa leggermente alzata dall'acqua, ed è funzionale al movimento e alla, diciamo, al nuoto proprio di questo soggetto. Per cui vedi, capire un animale non è tanto semplice, specialmente poi nei canidi. Ecco, io mi interesso un po' principalmente di questo, poi chiaramente la volpe è un canide, e, insomma, però poi stiamo facendo qualcosa anche sul paesaggio, e la cosa più bella che stiamo facendo è quella, l'ultimo progetto è sul disegno, cioè imparare, come dicevate voi prima, a vedere, imparare ad osservare. E stiamo partendo proprio dalle basi per poter dare un po' di conoscenza del disegno, e poi spero col tempo di fare qualcosa. Allora, ricordiamo poi anche che Enrico Decenzo.com, se vogliono trovarti nel sito, ma poi Autostrada Acquarello, magari interagite con Enrico, perché è un personaggio molto particolare, molto aperto, molto simpatico, è un bravo maestro, è un grande artista, sì. E quindi lui ha anche forse bisogno anche lui della vostra interazione, perché lui crea, diciamo, dall'interazione con le persone. Ho visto che poi è entusiasta, approfondisce, risponde, eccetera. Quindi veramente è una cosa interessante, anche in più del fatto di fare un semplice corso oppure di avere delle informazioni. Ecco, è una persona viva con la quale si può condividere, diciamo, un percorso. Io di questo ti ringrazio molto. Anche grazie per te. Io ti ho preparato, ma non ho, diciamo, solo per sorridere, non per togliere nulla, ovviamente, ma ci piace anche sorridere un attimo. E non l'ho fatto prima con Faravelli, l'avevo preparato, ma poi, capite, un po' di corsa, non lo facciamo vedere, ho preparato una vignetta diversa. Questo è poi un problema che hanno gli artisti, no? Quando devono anche diventare un po' commerciali qualche volta, no? Com'è possibile che io debba pagare molto per qualcosa che lei ha fatto in così poco tempo? Qui c'è il tuo gatto, per esempio, no? Lì disegnato, non sei tu quello, ma e naturalmente, perché ho studiato 20 anni per riuscire a fare questo in 10 minuti la risposta. Quindi ci hai messo dentro una vita di esperienza. Devo dire che quando... La famosa aneddoto che qualche grande artista come Picasso, quando ha voluto aiutare qualcuno, ha fatto uno schizzo su un foglio, ha detto vai via con questo, vedrai che ti pagheranno. Ha funzionato. Speriamo che funzioni tanto che con te. Io ti ringrazio moltissimo, veramente. Grazie a voi. Ci sentiamo allora alla prossima Autostrada per l'acquarello e le prossime novità. Grazie Enrico. Ciao. Ecco Riccardo, abbiamo così fatto questo percorso anche abbastanza impegnativo. Ricordo sempre e condividiamo ancora l'immagine dell'animale misterioso, per chi seguirà anche registrata, così sarà di stimolo per scoprire, e per scoprire anche quando sentirà poi la soluzione, qualche cosa che lo riguarda. Facciamo vedere questa immagine misteriosa, indovina chi sono. Ecco qua. E adesso ci colleghiamo con, se tu vuoi rimanere con noi, non so come sei messo con gli impegni, perché sempre la giornata è lunga,
Infatti devo infatti è stata una puntata veramente molto bella. Allora io ti metto in ti oscuro intanto, poi ci sentiamo se ci sei ancora, e ti ringrazio moltissimo. Ci sentiamo con gli amici di Ento Modena, che ricordo è stata spostata a settembre a sto punto, e dispiace molto perché eravamo tutti ansiosi di poterci tornare presto, e speriamo che sia un successo grandioso, ma sicuramente la gente non ne può più, sarà straripante a settembre di amici che verranno quantomeno per salutarci. Speriamo assolutamente sarà così. Allora con questo augurio ci lasciamo intanto per la prossima con le falene con te di stagione, va bene? Ciao Riccardo, a presto. Allora torniamo qui nel nostro momento dedicato anche importantissimo, sempre importante, al suolo vivente. Saluto Francesco Daschio che è qui con noi. Ciao Francesco. C'hai l'audio sempre un po' da Elio dei palloncini. Adesso vediamo se. E con noi c'è il professor Andrea Squartini. Ciao, grazie. Io ho l'audio ok. Ti fanno respirare un'atmosfera lì dov'è, probabilmente. Non ci aspetta che lo riprendiamo. Eccoci qua. Adesso senti Lord Fenner, quello di Guerre Stellari. Andrea, intanto che arriva sì. Francesco, sì. Ricordo che il professor Andrea Squartini, adesso noi siamo del tuo ovviamente, ma io dovrei molto rispetto, lui molto clementemente mi lascia essere così confidenziale, ci conosciamo da un po', è un professor Squartini che io stimo tantissimo, lui insegna al Daphne, fa ricerca, microbiologia praticamente, ti occupi tantissimo degli organismi che vivono nel suolo, e siccome lavori in università di agraria devi occuparti poi di questi organismi dal punto di vista così dell'agricoltura tantissimo, no? Certo. Ecco, sì, tanto sì. Per introdurre magari chi non ti conosce. Sì, i microrganismi sono gli artefici del suolo, poi il suolo è una specie di città sotterranea costruita da loro attraverso le donazioni che le piante fanno, elargendo essudati radicali, cioè sostanza organica solubile. Quindi lo potete immaginare come un committente, la pianta, che ha parte di se stessa affondata nel suolo e che attraverso le radici va a pagare con una moneta corrente e molto appetibile, sostanza organica, batteri e funghi, chiedendo loro di fornire dei servizi e di andare a portarle nutrienti, quindi un po' come un delivery, come ordinare la pizza, ordinare il kebab, a microrganismi che andranno a prenderli lontano e sapranno infilarsi anche negli anfratti dove le radici della pianta, anche se i peli sono sottili, non riescono ad arrivare, e poi dovrebbe costruire metri di radici per raggiungere le profondità del suolo o le zone più laterali. Invece un buon fungo micorrizico va e si ramifica capillarmente e le riporta acqua, azoto, fosforo solubile, tutto quello che la pianta può desiderare per mangiare, quello che non sa farsi da sola. Si sa cucinare io, solo. Io vedo che si è ricollegato Francesco nel frattempo, magari. Mi sentite? Benissimo adesso. Benissimo, grande. Buonasera Enzo, buonasera Andrea, grazie. No, io ho visto la doppia personalità che non fai quelle telefonate strane cambiando la voce, usi quasi qualche apparecchio lì per fare la voce, come nei film. Roger Rabbit aveva la vocetta e il cattivo, no? Ogni tanto un po' di sorpresa ci vuole. Comunque... È veramente importante l'appuntamento di questa sera con il professor Squartini, perché da lui aspettiamo moltissime indicazioni come osservare il suolo. Io mi voglio un po' collegare con la relazione del pittore di prima, il quale ci diceva che non basta vedere, bisogna imparare a guardare. E quindi nell'indicazione dell'agronomia classica e tradizionale bisogna guardare la pianta che vive sopra il suolo, e invece no, soprattutto in questa tecnica che con l'associazione Suolo Vivente stiamo cercando di diffondere,
è importantissimo capire che se la parte aerea si affonda nell'atmosfera, la parte sotterranea delle radici si affonda nel suolo. Che è una miniera di notizie, di informazioni, di attività. E tutta questa miniera, nella quale miniera, il professor Squartini è un maestro. E quindi così la chiacchierata di questa sera serve per dirci se ci sono degli strumenti interessanti o delle tecniche interessanti di osservazione del suolo. Sì, infatti io stasera vorrei farvi qualche esempio di strumenti semplici e alla portata di ciascuno, cioè che non richiedano un laboratorio equipaggiato con strumentazione scientifica, ma in diversi casi anche poche cose che si possono portare in campo. Una di queste è stata oggetto di una puntata precedente, il fertimetro, quindi qui non mi dilungo perché abbiamo dedicato anche tutta la serata quella volta, ma vi ricordo il principio di funzionamento molto economico, cioè cotone e seta, e nella versione più semplice noi mettiamo nel suolo il filo, lo lasciamo lì, quindi tagliamo uno spezzone di 15 cm di cotone e di seta, li lasciamo là sotto con un nastro adesivo per ritrovarli e ritirarli fuori, sporgente. Dopo 7 giorni sono diventati molto più fragili perché i microrganismi li hanno semplicemente rosicchiati e la cellulosa del cotone o le proteine della seta sono state quindi sfibrate, per cui si romperanno molto più facilmente di quando sono fili nuovi come questi di merceria, e quindi potrò capire la percentuale di attività dei microrganismi, cioè se il filo nuovo si rompe tirando 2 kg o attaccandoci 2 kg o 2 litri d'acqua se volete per romperlo, e quello che è stato sotto per una settimana si rompe con un solo chilo, abbiamo avuto un 50% di degradazione della sua resistenza iniziale. Quindi con questo metodo misuriamo la vitalità, perché chi è lì sotto e può mangiare vuol dire che è vivo, anche se è affamato, e approfitta della nostra offerta. Questo era il principio del fertimetro. Altri metodi di cui oggi appunto vi parlo sono una misura della sostanza organica del suolo, che come sapete si può fare mandando campioni a un laboratorio di chimica agraria, per esempio, ma si può fare anche un po' da soli avendo una soluzione, un reagente non molto complesso, che si può anche acquistare e poi fare le soluzioni. Il reattivo di cui parlo è il sodio esametafosfato, e una soluzione di 50 grammi litro ci permette poi di fare semplicemente un'analisi di cui vi faccio vedere adesso qualche risultato di esempio. Io qui ho dei tubi con un millilitro circa di questa soluzione e vedete il colore di questi campioni, lo metto contro uno sfondo bianco. Aspetta che ti ingrandiamo anche, ti faccio l'immagine ingrandita, sì, così lo vediamo meglio. Allora io li tengo, qua. Perfetto, li tengo sul bianco, come vedete. Vedono bene, sì, si vedono bene. Se non cade, ecco, ci sono colori diversi. Qui sotto io nel millilitro di reattivo ho messo, questo l'ho messo qualche ora fa, ma si vede già abbastanza presto, una piccola quantità con un misurino, quindi una quantità che sono circa 50 mg di suolo che avevo asciugato, di 3 campioni di terreno diversi. E quello che potete vedere è che ce n'è uno che sembra un ottimo whisky invecchiato, barricato, o comunque lo vogliamo chiamare, un altro che è sempre bello, brandy, carico, e un altro che sembra un po' un caffè all'americana, sciacquato. Quindi questo è il risultato della estrazione dei composti organici solubili da parte di questo composto che fa da disperdente, in quanto il sodio riesce a separare particelle di argille che stavano insieme, attaccate quando
abbiamo preso il terreno, e quindi tutto quello che è organico e solubile, non la sostanza organica totale, ma quella solubile che poi rappresenta quella di pronta utilizzazione per la maggior parte dei microrganismi del suolo, quindi qui stiamo parlando del cibo per batteri e funghi, potrà essere utilizzabile. Quindi con questo sistema ho un metodo per mettere un po' in scala di concentrazione di sostanza organica i diversi suoli e rendermi conto se il suolo del vicino è veramente più ricco o meno ricco del mio e qual è la loro differenza. Posso farti una domanda, Andrea? Certo. Allora, io faccio una domanda, non so, adesso non sarà magari interessante per chi ci ascolta, ma cerco di capire anch'io. Tu hai detto prima che il sodio entra dentro l'argille e quindi i colloidi fondamentalmente, entra per vicarianza praticamente. Sì, allora dovete immaginare. Per sostituire gli ioni esistenti, però rende più leggero, meno forte il legame, e quindi i pacchetti si sfaldano. Sì, in un suolo aggregato e strutturato, le particelle di solidi, cioè frazione minerale, sono insieme alla sostanza organica cementate, come se qualcuno avesse attaccato delle chewing gum masticate da qualche parte in mezzo ai sassi, il tutto molto più in piccolo naturalmente, ma l'analogia regge perché la gomma è sostanza organica anche masticata, e quello che tiene insieme le particelle, quindi fatte da solidi minerali più organici, sono degli ioni con doppia valenza, quindi immaginate il calcio e il magnesio che hanno due punti di aggancio e tengono quindi particelle attaccate. Questo perché hanno una doppia carica. Gli ioni calcio hanno una valenza 2 e lo stesso il magnesio. Invece il sodio ha una valenza 1, cioè ha un solo punto dove può attaccarsi. Quindi se c'era un ponte che aveva due agganci, come il calcio e il magnesio, e arriva il sodio che ne ha uno solo, ma lo manda via, dopo si attacca un sodio di qua, un sodio di là, e la particella, le due particelle si separano. Sì, quindi è un disperdente, perché si sostituisce a qualcosa che fa da ponte, a qualcosa che ha due mani poi, per tenere insieme. Un'altra, per completare, diciamo, per questo, quello che ci hai fatto vedere tu erano tre provettine con tre colori diversi, c'erano tre tipi di terreno diverso all'interno. Sì, sono tre terreni che hanno una storia agronomica. Quindi sono dissolti in modo, anche loro con questo effetto, e hanno, c'è stata una reazione poi, oppure la dissoluzione crea questo effetto automatico? Quel che è solubile viene su, è come se io avessi sciolto qualcosa che era in una forma, era in effetti già solubile, ma stava nelle particelle del suolo. I suoli praticamente io li asciugo e poi, questa è una provetta con del suolo secco, ha una sua. Io non vengo a mangiare a casa tua, Ma non come vuoi. E quindi scappi da Kerry, no, ma è tutto molto buono. Invece, se vogliamo capire qualcosa, non tanto sul contenuto di sostanza organica, quanto sulla attività, sulla funzionalità del suolo in termini proprio di appetito, dicevi non vengo a mangiare, ma se io butto qualcosa di buono nel sottosuolo, i microrganismi corrono come arrivano i piccioni se gli diamo il mais, o i pesci se buttiamo briciole nell'acqua, e cercano di mangiare quello che gli stiamo dando. In pratica nel suolo c'è sempre uno stato di appetito, poi quando è fame disperata il suolo è un po' degradato, ma normalmente i microrganismi sono vivi e accorrono, e quindi se consumano vuol dire che le cose vanno bene. Mettiamo che io voglia vedere se in una stanza ci sono persone, lascio lì un vassoio con tartine prelibate e torno dopo una mezz'ora, vedo che ne sono rimasti due pezzetti sbocconcellati, è partito tutto. Quindi ho idea che lì ci sono persone vive che mangiano e quindi stanno bene, non stanno per terra boccheggiando, strisciando, ho fame. Sono in piedi e possono correre al tavolo. La stessa cosa si fa con i microrganismi del suolo, buttando dentro un'altra cosa che è un composto, in questo caso solubile, la soluzione è praticamente non colorata, e questa si chiama fluoresceina di acetato, e voi vedete semplicemente un liquido trasparente qui. Questo è il substrato che
quando niente succede è trasparente. Immaginate come un panino che, se nessuno ha dato il morso, rimane un panino incolore, completamente trasparente. Però se viene morsicato diventa un panino giallo, perché è come se qualcosa, immaginate, si rompa e fuoriesca un contenuto, facciamo un bombolone alla crema, che fuori è chiuso, se qualcuno lo morde schizza tutta la crema gialla fuori. Ecco. Quando ho mangiato il primo hot dog a New York è successo così proprio. Non sapevi come mordere uno dog di New York, ma invece i microrganismi, e questo è invece il colore della fluorescenza di acetato, e vedete un giallo. È diventata gialla? Sì, in alcuni campioni, cioè in uno in particolare, qui si vede quello centrale, c'è un giallo più intenso. Negli altri invece è rimasto un giallo molto slavato. Non so se si veda meglio. Se io non si vede benissimo. Aspetta, più da vicino. Si vede molto bene, anzi devo si dire vede. Proprio ottimo. Sì. Benissimo. Vedete una fluorescenza quasi, perché la fluorescenza è il composto giallo che si libera quando i microrganismi vanno a mangiare quello che gli abbiamo buttato, la fluorescenza di acetato. Avere due gruppi acetile rende il composto incolore. Quando qualcuno morde un acetile di qua, un acetile di là, diventa giallo. Quindi se ci sono molti consumatori nel suolo, correranno a papparsi questa molecola e quindi la trasformeranno in qualcosa che rimane. È come se lasciassero un nocciolo, un osso che non gli piace, che è la fluorescenza di per sé, che è il composto fluorescente, che diventa giallo e si vede, oltre che naturalmente a occhio, si può leggere anche in laboratorio con uno spettrofotometro, che mi dice effettivamente qui quanto è diverso il campione più giallo da quello un po' meno giallo. Comunque con cosa la scala... significa, quindi, è molto giallo, cosa vuol dire? Molto giallo, molta vita, molta attività, molti microrganismi che hanno appetito e quindi consumano. Se invece fossero tutti morti, rimane incolore. Quindi se io vado su un terreno e ho una cosa scolorita, poco colorata, ho un terreno sterile, diciamo, quasi. Esatto, quindi l'agricoltore può prendere una manciata di suolo, metterla in una provetta in cui sia stato preparato. Ma ascolta, questi reagenti dove non si trovano al supermercato? Non si trovano al supermercato, ma si trovano presso le ditte di composti farmaceutici, quindi la Carlo Erba, si possono ordinare, non so se si trovano già anche su Amazon, ma non mi stupirebbe, visto che... Quindi sarebbe servito trovare un kit magari pronto che uno può farsi. Sì, diciamo che va fatto al momento, la fluorescenza di acetato si fa una soluzione in acetone, 1 mg per millilitro, e poi se ne mette una parte di circa 1 a 100 come soluzione di lavoro, e questo si aggiunge ai terreni. Però che sembra la ricetta di cucina, però poi questa cosa la conservi, la puoi conservare questa soluzione a lungo, oppure la soluzione stock si conserva in acetone, essendo acetone non congelante a meno 20, si può conservare in freezer per anni e usarne. No, se la fa e poi la può tenere lì. Una goccia alla volta ti fai la soluzione di lavoro in un bicchiere e poi ci lavori. Tu Andrea, hai avuto esperienze sul campo di queste indicazioni? Abbiamo usato la cosa sia in laboratorio che in campo, e andando in campo e che notizie ci sono sui campi che avete visto? Avete visto tanta vitalità o poca vitalità? Abbiamo visto molte differenze che sono correlabili anche con la sostanza organica, cioè spesso c'è una buona relazione tra quelli che vi mostravo prima, quindi quelli marroni, e questi gialli, perché se c'è una sostanza organica solubile c'è anche un mondo dove esistono composti microbici, quindi questo spesso va di pari passo. Non sempre, ci sono suoli che hanno forte attività enzimatica anche se hanno bassa quantità di sostanza organica solubile, però spesso le due cose sono buoni indicatori e ben correlati di uno stato. Sono di suoli particolari oppure sono suoli che hanno delle storie? No, suoli agrari tranquillamente coltivati con le principali colture dei seminativi, oppure orto, frutticoltura, vigneto. No, ma dicevo che quelli che possono darti un risultato che simula la presenza di sostanza organica, se ho capito bene, ma non c'è
in verità così tanto. Sono suoli che hanno storie particolari oppure o sono suoli molto quelli, particolari? Quelli che hanno attività enzimatica particolare, ma non hanno un forte contenuto, sono suoli che hanno ricevuto stimoli tali da svegliare, magari sono in uno stato di leggero stress e questo attiva i microrganismi, quindi li fa uscire da una quiescenza. Se invece il suolo è una torbiera che dorme tranquilla, diciamo c'è tanta sostanza organica, ma c'è molta quiescenza e quindi poca attività. Quindi ci sono degli estremi di questi. E quindi tu misuri l'attività in quel momento lì più che la quantità reale di sostanza organica. Quella magari la vedi già da un aspetto del diciamo colore che del suolo. Con quello del marrone, col sodio esametto fosfato, misuro la quantità di sostanza organica. Certo. Con quello che diventa giallo, misuro invece la. Vado per riassumere anche un po' le due cose. Esatto. Quindi puoi farli vedere con le due provette bene, perché magari, scusa se te lo chiedo, sì. Ma chi ci guarda allora. Abbiamo fatto due soluzioni diverse, una con una sostanza che dà l'idea. Contro il bianco. Mm-hmm. Sì, quella marrone dà l'idea. Una sostanza che genera praticamente una dissoluzione, e si fa capire quanta sostanza c'è, quindi diventa più scura, cioè c'è più sostanza organica, e l'altra con un elemento che fa diventare quasi fluorescente come un evidenziatore. Che ci dà l'idea dell'attività biologica, quindi due parametri importantissimi per prendere in considerazione possono dirci che tipo di attività e quindi se il terreno è attivo e con sostanza organica, però non ci dicono azoto, fosforo e potassio, diciamo in questo caso dovremmo usare i fili. In questo caso, caso possiamo usare i fili. Naturalmente quello che vi ho mostrato ha una grande utilità comparativa, cioè se tu lo confronti con il tuo terreno peggiore o col terreno del vialetto della capezzagna che calpesti sempre o col terreno di un vicino che fa lavorazioni profonde, intensive, un suolo piuttosto impattato, puoi apprezzare quanto diverso sia il tuo suolo se tu fai un'agricoltura. Ma per esempio quello alla tua sinistra, quello molto chiaro, è un suolo ancora decente? Suolo, diciamo, agronomicamente molto sfruttato, che produce però a costo di molto input da parte dell'agricoltore. Cioè l'agricoltura sostenibile è quella in cui il sistema, l'ecosistema ha delle risorse proprie che non rendono così necessario un tuo rabboccargli sempre il concime, certo, il letame, tutto quello che viene a mancare, perché in pratica quello molto poco colorato difetta di sostanze organiche, quindi giù pacciamatura, letamazione, integrazione. Facciamo una cosa forse che così mi rende più chiaro anche a me, Andrea, faccio io così un attimo. Di fatto tu dici invece di buttare tanto concime che viene poco utilizzato perché il suolo anche a questa, non ha la struttura, non ha l'attività eccetera, quindi ne perdo molto, ne uso molto meno perché il suolo è vivo, in parte anche riesce a recuperare alcuni aspetti come l'azoto, certo, magari altre cose, e ne serve molto meno e vado a inquinare anche molto meno. Sì, perché quando tu hai bisogno di metterne tanto, in realtà quello che aggiungi, quel letame, quel sovescio di sostanza organica, va in gran parte a essere decomposto e a volatilizzare come CO2 di nuovo, perché tu stai semplicemente buttando del carbonio morto in gran quantità, morto nel senso che le piante non sono più vive, tu tagli paglia oppure butti letame e comunque non sono piante vive che stanno facendo sostanza organica fresca, e quindi è come dire ho messo in discarica, ho chiamato i microrganismi addetti alla discarica, i netturbini che fanno il loro lavoro e te lo decompongono tutto in anidride carbonica perché tu gliel'hai chiesto. So che certe battute non si devono fare, quindi ma sembra molto la storia del recovery fund. Su che terreno metteremo i soldi? È la stessa cosa alla fine, no? Anche per un agricoltore. Allora, è ben diverso però, perché il paragone coi soldi è quello delle piante vive che, essendo verdi, facendo fotosintesi, buttano dal sottosuolo quel che dicevamo all'inizio, cioè quegli essudati radicali che sono la moneta sonante che paga gli operai microbici che vanno a fare tutti i servizi e i lavori a beneficio della pianta e di se stessi, perché sono stati pagati. Mentre
L'alternativa è quella di buttare qualcosa che è comunque monnezza, possiamo dire, cioè tu butti in discarica qualcosa che va a essere decomposto. Come nella foresta cade l'albero e cadono le foglie, quelle devono essere decomposte perché quello è il ciclo della mineralizzazione. Tu lo stai chiedendo a un solo agrario qui. Quindi tu stai sottolineando due aspetti importantissimi dell'agronomia e dell'agricoltura, perché stai dicendoci che il suolo sempre verde è un suolo che continua a produrre ricchezza, un suolo che viene invece soltanto letamato è un suolo che riceve ricchezza e utilizza quella ricchezza a prezzo di grande però perdita, perché se ne va tanta nell'atmosfera. Di quella ricchezza, diciamo, è un investimento con un rendimento pessimo, perché è grandissima parte. Però all'atto pratico è molto più facile portare il letame che far crescere l'erba. Ma no, perché far crescere l'erba vuol dire lasciar fare la natura, si tratta solo di scegliere le specie giuste. Quindi l'erba giusta volevi dire, ma però non l'hai detto. L'erba giusta la sceglieremo più tardi, ma adesso quello che conviene all'agricoltore è individuare le cosiddette cover crops, cioè le colture di copertura di cui abbiamo parlato anche in altri appuntamenti, che tengano verde il terreno senza essere troppo competitive, aggressive nei confronti della cash crop, cioè della tua pianta da reddito, della coltura principale, che l'agricoltore non evoluto ha come unica pianta in tante file nel suo campo, mentre quello che integra con la natura ha sia la cash crop che le cover crop, che tappano i buchi. In pratica il suolo non dovrebbe essere mai nudo, lasciato marrone ad affamarsi, ma sempre, come dicevi, verde, ovvero con una copertura di piante che fotosinteticamente stanno continuando a far benzina verde nel sottosuolo, cioè a nutrire i microrganismi con quel liquido, quel carbonio liquido, che per loro è la miglior moneta, è la miglior forma di economia circolante che li fa lavorare. Il sistema antico e classico usato dai contadini per fare questo lavoro qua era la semina del trifoglio in mezzo al frumento, perché certo, si chiama mulatura, e che ha il significato proprio di seminare nel mese di marzo il trifoglio quando il frumento è alto 30 centimetri, e una volta raccolto il frumento l'agricoltore si trova, se è fortunato e se ha fatto bene, se piove al momento giusto, un bellissimo campo di trifoglio che rimane verde fino alla primavera successiva, quando in questo trifoglio andrà a seminare il grano turco. Certo. Devo dire che poi alla fine, con tutte queste puntate che stanno facendo, sta cominciando a delinearsi un vero e proprio manuale del suolo viventista. Certo. E su questo poi Andrea Fasolo, che spesso interviene, è il maestro, quindi con le colture. Faremo il punto anche tra fertilità, cover crops, tecniche, aratura, certo, ma anche certo, un primo passaggio anche per raccogliere degli appunti, no, Francesco? Certo. Assolutamente, e intanto io rinnovo l'invito a tutti i soci della nostra associazione. Il prossimo 3 luglio vi aspetto tutti a Villa Dose, dove ho l'azienda agricola, dove faremo delle esperienze di conoscenza sull'osservazione del suolo e sulle colture di copertura. Sai che io, Andrea, se possiamo, verremo festeggiando anche per altri motivi quel giorno. Segneremo candeline in campo. Sarebbe una buona opportunità di fare una cosa un po' diversa dal solito. Va bene. Allora, abbiamo un po' completato il nostro percorso. Noi spero ci rivedremo presto, anche per continuare questa narrazione. Francesco, devi mandare ancora qualche messaggio prima di chiudere? Soltanto ringraziamenti e soltanto così incoraggiamenti a seguirci e andare a visitare il nostro sito www.suolovivente.org, iscrivervi all'associazione e mandarci richieste di notizie e informazioni, perché soltanto con lo scambio di esperienze si riesce a crescere. Ad esempio, sarebbe bellissimo radunare
a una prossima serata di qui ospiti di Enzo, due o tre agricoltori per fare proprio una tavola rotonda sulle cover crops, in modo che, perché uno dei problemi grandi del suolo vivente è il diserbo delle colture, che non può essere affidato sempre comunque al glifosato, e non può essere ignorato il fatto che assieme alle colture che si ripetono anche le erbe infestanti. E quindi sarebbe... adesso magari lo rimandiamo alla prossima, questo dibattito, facciamo questo annuncio, e comunque noi ci organizzeremo, no, Francesco, con tutto il gruppo, che questa tavola rotonda possa essere sviluppata. Io volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, ringrazio chi ci ha preceduto, anche tutti gli ospiti, ringrazio Paola Sardegna che ci segue sempre dietro le quinte, e tutti coloro che supportano con B-Movie la Butterfly Arc e la provincia di Padova. Ringrazio Francesco Daschio, presidente del Suolo Vivente, e Andrea Scortini, grazie. Professore dell'Università di Padova. Grazie, grazie Andrea, grazie a voi. Ciao a tutti. Buona serata.